Io innanzitutto vi ringrazio tutti di essere presenti, possiamo considerarla una seduta plenaria pienamente di uscita e naturalmente un ringraziamento particolare a chi si è portato a Roma non risiedendo qui, perché mi rendo conto che è un lavoro, tutto sommato, questo governo ombra, e come tutti i lavori sono più graditi e appassionanti quando comportano sacrifici anche economici, perché di questi temi muoversi e star qui. Quindi noi cerchiamo di ridurre al minimo indispensabile gli spostamenti, le trasferte, i movimenti, e puntiamo, come i nostri validi general manager hanno introdotto nelle riunioni precedenti, puntiamo tutto sulla possibilità di lavorare in rete e di star connessi come i nostri ragazzi. Può darsi che questo lavoro online riesca a decollare bene, quindi a rendere queste riunioni plenarie ancora più rare e quindi più solenni. Intanto, oltre al grazie, perché oggi? Perché, come dicono i giornalisti, ci agganciamo alla notizia. Abbiamo voluto che il governo ombra si inserisse con proprie proposte nella giornata che nel dibattito politico, specie sul versante del centrodestra, si vuole dedicata al No Tax Day, cioè all'opposizione che Forza Italia e il presidente Berlusconi vogliono condurre in modo più serrato a una politica fiscale del governo che penalizza la famiglia e la proprietà della prima casa, perché l'azione del governo di cui ho fatto parte come ministro del programma fu nel senso esattamente opposto, di diminuire la pressione fiscale sulle famiglie e in particolare di abolire ogni forma di tassazione sulla prima casa, così come fu il governo che abolì, oltre all'ICI, tutta una serie di altre piccole modalità di ulteriore pressione fiscale che gravavano indirettamente sulle famiglie. Poi la crisi, i discorsi complessi che tante volte ci hanno impegnato, hanno portato anche il governo Berlusconi a rallentare rispetto alle premesse e alle promesse. I governi successivi sono tornati al più vigoroso tassa e spendi, dietro la promessa di una spending review che non c'è stata sotto Monti, che ne aveva fatto quasi la sua ragione sociale, non c'è stata sotto Letta, eppure gli aveva dedicato l'istituzione di un commissario ad hoc, e fin qui non si è vista nemmeno sotto Renzi, dove addirittura abbiamo rivisto alcune ricette socialdemocratiche mascherate da liberali, compreso lo spot del nuovo modello di contratto di lavoro propagandato con abolizione dell'articolo 18, che non è altro che uno spot ideologico che non ha entusiasmato i liberali, perché dentro dei liberali non c'è niente, e ha irritato inutilmente i sindacati perché hanno letto solo la parte ideologica che, al di là di ogni contenuto concreto e reale, ha trasmesso l'idea di una ostilità preconcetta al sindacato. Vorrei anche dire che nel rapporto col sindacato nessuno avrà mai l'obiettività di riconoscere che da 0 a 10 il rapporto col governo Berlusconi fu 8 e col governo Renzi molto meno, perché al di là delle politiche che si portano avanti, dei contenuti, delle ispirazioni ideologiche, esistono delle modalità che fanno parte della politica democratica e della dinamica dei rapporti sociali. Il governo e il sindacato trattano, parlano, colloquiano, si lottano, negoziano, è la vita democratica. Nessun governo, nemmeno un governo di destra, che il nostro non era, può pensare di andare a uno scontro muscolare costante col sindacato. Ieri per esempio ho osservato il premier che è andato in visita in Alta Irpinia ad un'azienda particolarmente importante, anche con un blasone, perché è un'azienda che si richiama al gruppo Rolls-Royce. Mi ha fatto una certa impressione, perché anch'io da ministro ho visitato quell'azienda, territorialmente più vicina al mio luogo di nascita, quindi per me era più naturale,
Però vedendo quelle immagini televisive ho provato un certo disagio, perché ho visto Premier che atterrava in elicottero nell'azienda, tutta la nomenclatura, direbbe Grillo, la casta, schierata lì nel parterre, con fuori il sindacato e i rappresentanti di lavoratori che rumoreggiavano, e non c'è stata la sensibilità che pure il più doroteo o il più destrosso dei ministri consuetamente ha di concedere 2 minuti di colloquio a una delegazione. Quando noi facevamo con il professor Catone, non vedo Biondino, quelli che sono stati con me nell'esperienza di governo ricordano che noi facevamo quel governo incontra, che era l'incontro del governo con le province, le prefetture, c'erano sempre delegazioni di persone che protestavano e io li ricevevo, e così ha sempre fatto Berlusconi. Io disapprovo fortemente che il Presidente del Consiglio, che è anche il segretario del principale partito di sinistra del nostro paese, non trovi 2 minuti per dire: voi che lì fuori gridate, avete qualcosa da dirmi, da propormi, c'è qualcosa? Io trovo che sia surreale, perché un conto è sfidare il conformismo sindacale, un conto è non parlarci proprio, che mi sembra caduta di stile, caduta di democrazia e caduta di coordinazione. Quindi, fatte queste premesse, il No Tax Day come impegna il governo Ombra? Intanto sposiamo ovviamente la linea del no alle tasse sulla casa ulteriori e anche quelle ripristinate dall'attuale. Vorremmo affinare col contributo soprattutto dei titolari dei dicasteri Umbra economici una proposta aggiuntiva. Noi abbiamo 2 ordini di temi, di problemi e di criticità che riguardano la casa. Una è il peso fiscale che c'è sulle famiglie, perché la casa è la ricchezza dei poveri, non è che la prima casa è una condizione di ricchezza, uno la può avere più grande, più piccola, più lussuosa, più spartana, ma è la casa in cui abita. Capisco che se uno abita un castello è normale che le tasse siano diverse, ma qui parliamo di una pressione fiscale che incide in alcuni casi come un piccolo affitto di casa, cioè la somma delle tasse comunali e regionali su un appartamento medio equivale in alcuni casi al costo di un fitto ad equo canone se quell'appartamento fosse vittato. Questo è inaccettabile, per cui l'adesione del governo Umbra al No Tax Day penso che possa dirsi completa, totale, senza riserve. Ma c'è una seconda criticità che ha un impatto e una caduta su tutto intero il sistema economico, compreso tutto sommato il livello occupazionale, cioè la caduta di tutto il comparto immobiliare. Non si vendono e non si comprano e di conseguenza non si costruiscono case in Italia. I francesi dicono che quando va all'edilizia gira il mondo, e sicuramente è così, è stato così anche in Italia. Gli indicatori del miracolo economico sono le immagini di repertorio dei cantieri con cui si sono ricostruite le grandi città e tutta l'edilizia, il piano Fanfani, gli anni 50, il miracolo economico cammina con le bandiere che i vecchi capomastri mettevano quando si completava il tetto, e quindi si metteva la bandiera, era finito il cantiere, era costruito il palazzo. L'edilizia italiana è, secondo me, un settore rispetto al quale oggi, essendoci No Tax Day, anche per darci un ordine e una densità di lavoro e anche una concretezza di risultati, proporrei di dedicare questa plenaria prevalentemente a creare le condizioni di un nostro brevissimo contributo su cui marciare e da presentare alle associazioni di categoria, il nostro contributo per il rilancio del comparto edilizio, e indicherei alcuni punti fondamentali. Primo, intanto abbiamo un invenduto che è oltre il livello di crisi. Se volessimo considerare
l'edilizia italiana, un'unica grande azienda, diciamo che sarebbe già in una condizione di prefallimento, perché l'edilizia è ferma, non si vende nulla, l'invenduto nuovo è a un punto di criticità che solo gli operatori del settore e chi lavora nei tribunali può testimoniare quanto sia elevato. Come si può fare a venire incontro intanto alle aziende che licenziano e che vanno a concordati preventivi e fallimenti perché non vendono nulla e non sanno più come fronteggiare l'esposizione bancaria e la situazione così critica? Bisogna indurre chi ha risparmi e ha intenzione di comprare casa a farlo adesso, prima che crolli completamente il quadro finanziario delle aziende che vendono e prima che si depauperino irreparabilmente tutti gli edifici invenduti che sono, lo vedete qui a Roma, ve ne sono in quantità enorme, ma in tutte le città italiane c'è una quantità di invenduto che poi trascina l'invenduto dell'usato, perché chi deve vendere casa sua per comprarne una nuova rinuncia a comprarla, di conseguenza non vende la sua e quindi non mette sul mercato un appartamento più modesto alla portata di persone che non possono comprarla nuova ma che volentieri comprerebbero quella usata, di conseguenza non marciano le aziende che si occupano di ristrutturazione, di conseguenza tutto l'indotto, fornitura di laterizi, di materiali, di infissi e quant'altro, a cascata è un comparto economico su cui regge l'italietta del miracolo economico, ma anche quella che si è trattenuta sul bordo della recessione in tutti i cicli delle crisi che hanno punteggiato i decenni comunque difficili come questi che abbiamo vissuto nell'arco della nostra vita. Noi di mezza età, i più giovani conoscono questo picco di crisi, ma l'edilizia in Italia non si è mai fermata, è la prima volta nella storia recente in cui l'edilizia si è fermata. Bisogna indurre chi può a comprare. Se continuiamo a mettere tasse se ne scappano, il mattone è l'investimento rifugio classico dell'italiano medio. Chi poteva si comprava una casa più grande, chi poteva di più la seconda casa, chi ancora di più faceva un investimento da mettere a reddito, se ne sono scappati tutti, badate bene, dal mattone italiano, perché le ricerche di mercato ci dicono che il quadro è ben diverso. Se ci spostiamo già in Europa, pensate che le maggiori agenzie immobiliari oggi propongono al risparmiatore italiano una serie di prodotti che vanno da un appartamento di 80 metri già a reddito a Berlino a qualcosa di più piccolo a New York, a Miami, e ci sta un enorme flusso di investimenti, di risparmio italiani che vanno verso l'estero. Perché? Perché chi compra la casa a Berlino non la si vede aggredita di tasse, la trova messa a reddito, già fittata, ad un fitto che copre persino l'eventuale mutuo che voglia fare, per cui si trova il classico risparmiatore che ha una piccola somma, di una cifra anche modestissima, quindi può avere 20-30 mila euro da investire, fa un mutuo per la restante parte, il fitto che ricava mettendolo a reddito coincide col mutuo e di conseguenza un piccolo risparmio diventa una sorta di piano di risparmio esistenziale che comporterà una nuova buonuscita quando andrà in pensione, una seconda pensione se pensiamo al fitto. Questi sono i ragionamenti di quell'Italia piccola che fa marciare la nostra economia, e purtroppo il governo impedisce alla ripresa di agganciare questi dati. Noi suggeriamo, se siete d'accordo, un piano di rottamazione, cosa espressione che echeggia gli slogan renziani, ma anche le più fortunate rottamazioni cui ha marciato la Fiat e tutte le altre case automobilistiche. Rottamazione significa un incoraggiamento a comprare, quindi la sospensione del pagamento di qualsiasi tassa sulle transazioni immobiliari, che sia prima o seconda casa, non si versa né il 4 né il 10%, né del valore dichiarato né del valore catastale, dal 1 gennaio al 30 giugno. Una proposta shock, perché tutti i ministri dell'economia, compreso il nostro Ombra, ci aggredirebbero, perché naturalmente c'è una caduta di introito fiscale.
Ma su questo c'è un'obiezione che non c'è nessuna caduta, perché quelle case non vengono vendute, stanno di firme, quindi non c'è una caduta, c'è un mancato introito, però c'è un'immissione di denaro fisco nell'economia reale, perché chi vende queste case è alla canna del gas, per cui questi soldi immediatamente li spende, colma debiti o reinveste nella propria attività, e chi compra la casa nuova vende la vecchia, per cui chi vuol comprare una seconda casa sa che in questo momento non paga tasse, se ha in programma di farlo tra 2 anni lo fa entro giugno. Quindi noi potremmo avere un'enorme ricaduta sull'economia reale, perché metteremo in moto una incalcolabile quantità di denaro nell'economia reale, e naturalmente questo comporterebbe, per meccanismi evidenti, un introito fiscale per lo Stato notevole, perché tutti questi soldi che da sotto al mattone finiscono nel mattone comportano naturalmente un vantaggio per l'economia, per le aziende, ma anche per lo Stato. Poiché è una proposta che secondo me può essere condivisa anche dal governo in carica, discussa, emendata, mediata, io proporrei anche di individuare una delegazione che vada a parlare con chi il governo riterrà, se riterrà di delegare a discutere con noi questa cosa. Quindi per la prima volta il governo umbra può chiedere al governo reale un colloquio formale. Non ci rispondono, amichevolmente li sputtaniamo come abbiamo fatto con Del Rio. Io ho chiamato Del Rio costantemente per invitarlo a Sembenzano. Lui non ha risposto, ne ho registrato 27 telefonate non risposte e noi lo abbiamo sputtanato amorevolmente su Twitter dicendo che lo faremo con tutti quelli che chiamiamo e non ci rispondono. Quindi continueremo così con questa metodologia pannelliana e oltre, e chiederemo al ministro Padoan di riceverci per raccontargli quello che ci stiamo dicendo, con l'aggiunta delle più competenti valutazioni che farete dopo il mio intervento. Naturalmente è solo un aspetto del tema della casa, perché comunica poi che ha fatto del rigo in conseguenza del tuo sputtanamento. Che cosa ha fatto? Ti ha richiamato? Sì, ma io mi sono io non ho proprio risposto, ero ammessa e era vero. Ho detto che ero impegnato, ero ammessa, e che comunque richiamare dopo che su Twitter c'era stato tutto quello non mi pareva carino, per cui insomma la prossima volta con Del Rio ci parla qualche altro membro del governo, magari tu come con provinciale. Oh, ma francamente questa è una metodologia tutta e solo del governo Renzi, vi devo dire, perché non risponde nessuno. Io ho chiesto anche per curiosità a parecchi colleghi parlamentari, poi qua mi risponde qualcuno, nessun ministro, nessun sottosegretario parla con i deputati anche del loro stesso partito. Credo che sia veramente una sorta di ordine di scuderia, poiché vige il regime del terrore a Palazzo Chigi, perché hanno tutti paura di Renzi, che pare essere nei rapporti interni una sorta di feroce Saladino, per cui avendo paura del presidente nessuno parla con nessuno. Ma io credo che sia surreale, per cui facciamo bene a portare in rete anche la conoscenza di queste mancate risposte, perché magari concordiamo alla edificazione di una buona educazione civica per i membri del governo, li facciamo tornare un po' a scuola. Io dico sempre alle mie figlie, voi dovete rispondere, dovete salutare, forse bisognerebbe dirlo pure ai membri del governo. Chiusa questa parentesi di galateo sostanziale e non formale, sul comparto edilizio, sul mercato della casa, dobbiamo sviluppare un mini dossier, meglio se condensato in 3 o 4 punti chiari, accessibili, comunicabili e spiegabili. Meglio ancora se formuliamo una ordinata proposta di legge con adeguate coperture, e io in questo caso nel Parlamento reale la deposito a nome mio e ovviamente per conto del governo Umbra, in maniera tale che resti agli atti un prodotto chiaro di uno sforzo che abbiamo fatto in un determinato tempo, perché alla fine, se arriviamo per ciascun tema
dalle riforme all'economia, alla scuola, a predisporre 7 proposte di legge, noi abbiamo composto un programma di governo e paradossalmente anche un programma elettorale. Siccome questa è una sorta di fabbrica del programma del governo che verrà, perché noi vogliamo diventare qualcosa di più vicino al governo reale, che è sempre un governo in ombra, ha un senso il nostro lavoro se produce non scartoffie ma riferimenti concreti, cioè proposte al governo che c'è e, se il governo che c'è non le adotta, proposte agli italiani per il governo che verrà, che è il nostro mestiere. E qui vorrei accennare se condivideremo stamane la convocazione del Parlamento virtuale per il 6, 7, 8 febbraio. Io penso che questa occasione non vada sciupata. Farei una proposta, intanto poi darò la parola al sottosegretario Umbra per avere un quadro dello stato dell'arte, un po' di tutto il lavoro di cucina del governo Umbra e anche di preparazione del Parlamento virtuale. Vorrei immaginare una sorta di 3 giorni che metta fortemente in connessione il governo Umbra con il Parlamento virtuale, cioè una prosecuzione e un allargamento. Potremmo persino scenograficamente immaginare una sorta di voto di fiducia al governo Umbra, nel senso che possiamo insediare il Parlamento, eleggere un Presidente del Parlamento, degli organi, creare una strutturazione e fare una sorta di dibattito di fiducia in cui vari gruppi parlamentari danno la fiducia al governo Umbra e lo vincolano a realizzare, a portare avanti le battaglie che il Parlamento Umbra segnala. Gruppi parlamentari poi che partito rappresenteranno? Potrebbe essere bello che, se ci diamo l'obiettivo di 7 missioni programmatiche del governo Umbra sulla casa, sull'economia, sulla scuola, sull'industria, sull'ambiente, potremmo avere non i gruppi parlamentari richiamati a nomi di partito, Lega, UDC, ma un gruppo parlamentare per la casa, per dire, gruppo parlamentare per l'ambiente, e un capogruppo che dica i sottoscritti deputati che hanno composto il gruppo parlamentare per la libertà della casa, per l'agibilità della casa, per la casa per tutti, intervengono, danno la fiducia al governo a condizione che faccia queste cose, queste battaglie, che le porti avanti. Gruppo parlamentare per i verdi ambientalisti, per dire, il gruppo parlamentare per la libertà delle aziende, il gruppo parlamentare per l'abolizione delle regioni, cioè per ciascuna delle 7 missioni programmatiche, o 6, o 5, o 8, 10 che decideremo, potremmo ipotizzare di intitolare un gruppo parlamentare con un capogruppo che parli in aula. E se i 3 giorni trasmettono non solo scenograficamente ma plasticamente, in modo pregnante, alla stampa, all'opinione pubblica, a quelli che decideremo di invitare tra i politici, io direi pochissimi ma rappresentativi. Presidente Berlusconi mi ha già incaricato di comunicare oggi che lui sarà presente e, essendo a Roma e quindi autorizzato anche dai magistrati, terrà un suo intervento, ma naturalmente io penso che sia giusto invitare un rappresentante che magari ci scegliamo noi del governo in carica, così come sarebbe interessante vedere se qualche autorevole esponente del 5 Stelle, penso al vicepresidente della Camera che è rappresentante più alto del Parlamento reale, potrebbe avere la sensibilità di parlare anche, o il leader della Lega oppure un esponente significativo della sinistra, dove per la verità è difficile trovarmi perché, per la ragione anzidetta, ormai Renzi assorbe la rappresentatività politica di tutta intera la classe dirigente del Partito Democratico. Ridurrei gli interventi esterni a 2 o 3 significativi, squillanti, mediaticamente ficcanti, ma 2 o 3, e un dibattito di questo Parlamento virtuale sui temi della nostra missione programmatica e di governo, e raccordati al governo Umbra, che quel giorno appunto starà un po' più in ombra perché daremo spazio ai 1000 volontari del Parlamento virtuale, se ci riesce forse ci portiamo un passettino più avanti.
in un lavoro molto difficile, che è quello di assemblare un gruppo di pensiero e di lavoro su missioni programmatiche che riguardano un governo che verrà, che non c'è, che non ha strumenti immediati. Quindi, e peraltro devo dire che sul versante non renziano questo è l'unico laboratorio programmatico seriamente in piedi, campo operativo, perché né il centrodestra, né il 5 Stelle e né la Lega mi risulta che abbiano qualcosa di simile. Una volta c'era l'officina di Tremonti, adesso non c'è più nemmeno quella, non c'è più manco Tremonti, per dirla lì. Quindi direi che questo lavoro va portato avanti con la fiducia di fare una cosa comunque utile, e ci dobbiamo portare avanti nel lavoro sapendo che questa sfida del Parlamento virtuale è un azzardo spericolato come pochi potevano immaginare di mettere in campo, perché se riesce rende questo lavoro anche numericamente visibile con una caratteristica di maggiore incisività. Il quadro politico, e poi sto zitto perché ho parlato fin troppo, è in movimento, non siamo in grado di prevedere quanto tempo avremo. Io vi dico subito che vorrei avere tutti e tre gli anni che restano per la fine della legislatura, per fare un lavoro veramente serio, perché se in pochi mesi abbiamo messo insieme una così motivata e bella squadra, che vedete anche qui plasticamente e fotograficamente, la rivedremo in rete grazie alla bravura dei nostri collaboratori, anzi forse magari già ci saremo, e se in poco tempo mettiamo in piedi anche 1000 volontari che rappresentano un po' tutti i territori e col Parlamento virtuale significhino il radicamento di questa esperienza, non è mica semplice, né credo che altri in giro ci abbiano 1000-1100 persone impegnate in una missione programmatica senza alcun tornaconto immediato e soltanto convinti di concorrere a dare risposte utili. Quindi mi auguro che in 3 anni curiamoci quante cose importanti faremo, ma temo che tutto questo tempo non ci sia, perché il quadro politico si è sfibrato e ogni giorno di più io noto quello che avviene nel PD dopo l'aria di scissione, ma guardo anche in casa mia, perché io non ho mai voluto vincolare a Forza Italia quello che noi facciamo, perché questo è un laboratorio per la politica che verrà e io sono in Parlamento per la politica che è venuta negli anni passati, quindi i due campi vanno comunque un tantino distinti, però certamente non posso mettere tra parentesi quello che sta avvenendo in Forza Italia, dove la sintesi è che Berlusconi ha perso un terzo dei deputati con Alfano, di fatto un terzo li controlla anche il nostro amico Raffaele Fitto e un terzo lui. Quindi il quadro per il Presidente è indubbiamente quello che lui non dice, che qualche giornale gli viene attribuito, ma io penso che dopo questa legislatura la via della rigenerazione del centrodestra passi necessariamente anche per un radicale ricambio del personale parlamentare. Non si può assolutamente combattere una battaglia nuova con una squadra che forse, e lui poi è stato presidente del futuro presidente del Milan, di squadre ne ha allestite tante, quando una squadra combatte insieme per troppo tempo c'è la stanchezza, non c'è niente da fare, e io quindi penso che bisognerà rendere evidente questo lavoro, anche perché i laboratori di pensiero sembrano virtuose accademie fin quando l'odore della pugna non diventa evidente, e allora rischiano di diventare anche delle riserve a cui attingere, perché magari le energie da mettere in campo non sono più tante, e quindi io sono fiducioso anche del contributo che si può dare alla battaglia politica se si struttureranno movimenti, organizzazioni, assetti più interessanti di quelli attuali, che mi pare raccontino più la decadenza che il rilancio del centrodestra. Quindi bisognerà osservare con attenzione quello che avviene intorno, perché non siamo sotto una campana e lontani da quello che avviene nella realtà della politica italiana, e dovremo custodire questa esperienza come un patrimonio non nostro ma
utile quando si porrà il problema di non solo opporsi, ma anche ricambiare questa esperienza di governo che pure tante passioni e speranze aveva suscitato al decollo e ahimè sempre meno le conferma in quella che è la pratica di governo quotidiano.